Un'alimentazione corretta, si sa, è alla base di una vita sana. Per confermare questo, un oncologo di fama mondiale è andato a far scuola ai giovani di un istituto alberghiero di Verona. Marco Marchesini. Siccome ho la voce bassa e devo fare due conferenze oggi, e allora la cuoca mi ha preparato un trito di rapanello e zenzero che aiuta a dare tono. In visita a Verona l'oncologo di fama mondiale ed esperto di alimentazione Franco Berrino. L'obiettivo qui è quello di illustrare a questi ragazzi della scuola alberghiera anche i principi delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Codice Europeo contro il cancro per cosa mangiare quotidianamente per prevenire le malattie croniche. Impegnato tra pentole e fornelli. Berrino era ospite dell'istituto alberghiero Angelo Berti. Sicuramente mangiare sano, avere a che fare con prodotti di ottima qualità, fare attenzione al famoso chilometri zero e alla stagionalità, sono tutte cose che un vero chef deve imparare. Convinto assertore di una dieta corretta, Berrino ha tenuto una originale lezione pratica in cucina per insegnare ai futuri chef come e cosa cucinare in modo da prevenire il cancro, partendo dalla tavola. La prima raccomandazione è basate la vostra alimentazione quotidiana sui cereali integrali, sui legumi, tutti i giorni, cereali integrali, legumi, verdure e frutta.